Rientriamo in studio, le immagini che abbiamo visto fino a questo momento erano quelle del Teatro Pesti, dove Davide Malizia, il maestro pasticcere, campione del mondo di design artistico, di torte artistiche, appunto stava facendo vedere una sua elaborazione. E rientriamo in studio perché siamo con l'Accademia del Bar, che è ben rappresentata. Salutiamo Alessandro Romoli, che per questioni di famiglia non è potuto essere presente qua oggi, ma ha dei degni sostituti. Io li vado a presentare partendo da Lorenzo Marchesini. Buongiorno. Da Eleonora Benelli. Non so se il microfono di Eleonora è acceso, ma riproviamo. Dalla regia è acceso. Buongiorno. Non so se il, forse il volume è un po' più alto. Parli un po' più. Forse parlo pianino io, ecco, quindi aumenterò il volume. Adesso ti sentiamo. Ecco, lamentiamo insieme perché poi dopo se no scoppiamo. E Elis Carriero, che ovviamente non solo rappresenta l'Accademia del Bar qui oggi, ma anche un progetto che si chiama Bevi a Mo. Esatto, sì. Giusto, detto esatto. Bene. Quindi allora, le cose da dire sono tante, anche perché appunto avremmo dovuto avere con noi Alessandro Romoli, ovvero l'ultimo direttore artistico che ci dovevamo intervistare questa mattina, perché avevamo avuto tutti gli altri direttori artistici. E io inizierei appunto raccontando alle persone che ci stanno guardando e che poi ci riguarderanno anche nei prossimi giorni e mesi l'impegno, ecco, dell'Accademia del Bar, ovviamente l'impegno interno all'Accademia, ma anche l'impegno ad essere presente a manifestazioni come Food & Pastry, che ovviamente non è la prima volta, ma già ci siete dall'anteprima. Ecco, non so, iniziamo con te, Lorenzo. Sì, senz'altro. Allora, niente, noi come Accademia del Bar siamo una scuola di formazione per barman e baristi, e in questa occasione abbiamo creato un nuovo format dal nome Baristi per Caso, un progetto fortemente voluto da Alessandro, che è un progetto che non si rivolge ad esperti o a professionisti del settore, ma comunque ad appassionati, ad amatori che così vogliono crearsi un drink in modo assolutamente semplice e sotto la nostra guida, sotto le nostre indicazioni, farsi dei drink comodamente a casa o ad una festa per stupire gli amici, ecco. E questo è quanto, li abbiamo seguiti passo per passo. Ci hanno dato molta soddisfazione perché vedevo che comunque recepivano con entusiasmo quelle che sono le nostre informazioni, insomma. Ed è stata una bella esperienza, ci siamo divertiti molto, si sono divertite loro, quindi nel nostro lavoro non c'è cosa più bella che comunque interagire col cliente e farlo stare bene, prima ancora che fare un drink di ottima qualità, che senz'altro quello è il nostro. È uno dei nostri obiettivi, però ci sono anche altre cose, ecco, oltre al bar, e questo è quanto. Ecco, Eleonora, dunque, giustamente Lorenzo ci stava parlando di questo progetto Baristi per Caso. Se voi, appunto, le persone che hanno potuto essere presenti in questi tre giorni hanno visto comunque un'area dedicata al bar sotto varie forme, dovevamo avere anche con noi, l'avete sicuramente visto poi anche durante le varie show nei teatri, Filippo Gadani, che fa parte anche lui dell'Accademia del Bar per l'aula caffetteria, quindi voi... Sì, in specifico Gadani è il trainer dei corsi di latte art e spesso anche nei corsi di caffetteria, era presente anche all'anteprima insieme a noi, e in compagnia c'è Gabriele Nanni, che lo vedete insieme a lui spesso sul palco, anche lui è trainer di caffetteria in Accademia. Quindi sì, abbiamo la scuola è divisa in queste tre parti, abbiamo queste tre aree di scuola. Ci sono delle immagini, tra l'altro, che stanno... Sì, esatto, sta iniziando, fra poco inizierà penso il corso di Gadani sul caffè, l'ultimo corso di Gadani di questa edizione sul caffè. E abbiamo appunto un'aula caffetteria in cui facciamo caffetteria e latte art, abbiamo due aule dove vengono fatti i corsi di basic bartending e American bar mixologia avanzata, e poi abbiamo anche il corso di flair tenuto proprio da Alessandro Romoli, e noi abbiamo come rappresentante, diciamo, speciale Bruno Van Zan, sia questa edizione che nell'anteprima. Bene, e invece con poi ritorniamo ovviamente sull'Accademia del Bar e sul vostro impegno qua in fiera, le parole anche con Elis Carriero, che salutiamo e che a cui chiediamo, ovviamente il tuo impegno in Accademia del Bar c'è, ma hai anche un progetto parallelo, sì, che sì. Beviamo, giusto? Allora, il mio impegno in Accademia c'è per quanto riguarda i corsi di miscelazione avanzata,
però qua sono a rappresentare anche Beviamo, che è un progetto. Adesso voglio voglio dire che io non sono l'artefice in primis di Beviamo. Beviamo è nato come gruppo di persone, di ragazzi che lavorano all'interno di locali nella provincia di Modena, e la quale vogliono dare un messaggio al cliente di come si beve, di bere bene e responsabilmente, ovviamente. I locali che sono stati scelti per questo gruppo sono quelli che sono un po' più presenti sulla scena del bere miscelato e non solo, di una certa maniera, quindi di qualità, che utilizzano prodotti e tecniche di un certo tipo. Il progetto è un progetto che è appena nato, quindi a gennaio inizieremo con le prime serate. Quello che cerchiamo di fare è, chiamiamolo circuito, per la quale due volte al mese un barista di uno di questi locali andrà ospite in un altro locale, quindi diciamo è una sorta di scambio fra locali e baristi, quindi è una cosa che vogliamo creare per dare un segnale che comunque è sia al cliente ma anche per noi, per condividere cose e esperienze, perché comunque c'è sempre da imparare in questo mestiere e ovunque puoi imparare qualcosa di nuovo. Quindi è un po' una sorta, sì, chiamiamolo di circuito, nella quale cerchiamo di prendere il cliente e far vedere che comunque si può bere bene in tanti posti, anche in Modena provincia. Ecco, tu parlavi giustamente dello scambio, della fusione, che è un tema abbastanza ricorrente, anzi decisamente ricorrente in tutti i nostri interventi, quindi questo circuito in cui i professionisti condividono palcoscenici, nel vostro caso locali più delle volte. Sì, sono esattamente locali, poi ovviamente faremo anche serate. Adesso per esempio siamo ospiti a questa fiera e ringrazio Accademia perché ci ha dato la possibilità di essere qua presenti. E quindi sì, faremo anche fiere o anche altre cose di settore, però è prettamente stretta sui locali di Modena provincia. Ecco, quindi appunto stavo dicendo il tema dei locali, che non abbiamo mai toccato fino adesso, perché essendo una fiera in cui diciamo che la parte bartending la fa da ciliegina sulla torta, è dedicata al food, al pastry, quindi spesso le persone che la visitano questa fiera sono abituate a vedere i protagonisti all'interno di un ristorante o in televisione. Voi in televisione qualcuno di voi ci va? Bruno Van Zan, che abbiamo avuto tra i primissimi ospiti, e anche vostro amico, la persona con cui spesso si vede che collaborate, partecipate ovviamente nelle varie. Però appunto i locali, io non so se forse tu sei più dei tre che lavora nei locali o anche voi avete. Anche noi abbiamo trascorso nei locali, sì. Perché poi il bartending, appunto il palcoscenico, come dicevo, è il locale. A Bologna, zona dell'Emilia Romagna, quali sono i locali che tirano ora? Ora vado un po' su un altro argomento, ma mi interessa perché potrebbe essere interessante. La figura vostra è lì che poi va ad influire. Ecco, non so se due parole. Locali, se parliamo di Bologna, che è appunto la nostra città, ecco, ci sono alcuni locali abbastanza importanti, ecco, dal New Lounge, per dirne uno, che è un must dell'atmosfera tiki, tropicale, questi drink esotici, ecco. Abbiamo il Barista, che è un altro locale dove ci lavora un mio carissimo amico Valentino. E ce ne sono diversi, tanti bravi professionisti, però allo stesso tempo anche noi ce la mettiamo tutta per. E voi avete anche voi una Eleonora, sì, scusami, qualche altro nome da dire, magari appunto qualche i vostri locali lo lavorate voi? Io ho finito da poco un'esperienza al Bobby's Pub in via Murri, è stata una bellissima esperienza con un bel bancone, diciamo. Al momento ho terminato l'esperienza, quindi sono in una fase un po' di transito, però sta in accademia. Esatto, al momento collaboro molto con l'accademia e poi vedrò di ramificata, quindi a livello sì locale. Valentino, di cui parlavo prima, lavora al Boavista, è un ex accademico, un ragazzo che viene dall'accademia. Molti ragazzi dell'accademia sono impegnati in vari locali di Bologna, non solo, perché molti vengono a Bologna a fare l'accademia, ma abbiamo accademici che vengono dalla Puglia, accademici che vengono dalla Campania, abbiamo accademici che vengono da tutta Italia. Scusami, no, citerei in proposito a dire una cosa riguardo Accademia del Bar, che comunque è una scuola. Il vantaggio che ti dà questa scuola è, una volta finito il corso, comunque di poter tornare, aggiornarti, frequentare seminari, continuare ad allenarti, quindi non è un corso fine a se stesso, ma abbiamo creato
un indotto. Sì, no, è cosa ancora più bella, una grande famiglia, una grande ecco, famiglia. Dove tutti ci troviamo veramente bene. Questa è la cosa più bella, perché indotto sa molto di industria, di azienda, e spesso si dice oggi che è più importante la persona dell'azienda. Un tempo si diceva lavoro per, oppure esco dall'accademia, ma in realtà ho studiato con e lavoro con. In effetti noi non ci consideriamo un'azienda, ci consideriamo proprio un gruppo, una famiglia. Infatti siamo qui a rappresentare Alessandro perché crediamo sia in lui che nel suo progetto, e siamo tutti quanti vicini anche personalmente ad Alessandro. E sinceramente sia nell'anteprima che alla fiera di oggi abbiamo un sacco di ragazzi che lavorano con noi dall'accademia, siamo veramente veramente tanti, e non abbiamo avuto nessun tipo di problema a radunarli, cioè tutti quanti sono disponibili e pronti a partecipare a questi eventi, e non solo, ai seminari gratuiti che proponiamo ogni volta in accademia con tutti quanti i grandi nomi che abbiamo. Anche Luciano Trevisani è un grandissimo esperto di quello che possono essere i distillati e la merceologia, insieme ad Alessandro Virgili. Sono tutti professori che comunque abbiamo in accademia, che curano una parte del corso di bartending, avete visto sia sul palco che eventualmente all'interno dei corsi che abbiamo tenuto io e Lorenzo in questa edizione, e quindi comunque siamo in costante aggiornamento, ma non solo da offrirlo a noi ma anche agli accademici appena arrivati. Quindi a quale età si entra in accademia? Non c'è età. Non c'è età. Né limite per entrare, né limite né per entrare come piccoli né come grandi. Okay. Non diamo mai limiti di età, fino ai 60 anni e passa, non allora, ci sono limiti. Siete invitati ovviamente a informarvi sulle pagine web, ovviamente Facebook. Potete social, trovare anche al desk con le nostre segretarie Alice o Chiara allo stand dell'aula bartending. Basta scrivere Accademia del Bar online. Lo trovate, esattamente, sì, sì, Accademia del Bar Bologna. Allora Elis, un'altra, il prossimo evento locale nel quale sarete con Beviamo? Allora, Beviamo, ho detto, è a gennaio, inizieremo con le serate, adesso stiamo cercando di mettere giù un pochino a modo il progetto come si deve. Questa era l'anteprima qua al Food and Pastry. E noi siamo anche abbastanza legati, volevo dirlo, e ringraziare anche Leonardo Pinto, che è qua anche sponsor come Isla de Rum, e con la quale inizieremo anche con lui a fare certi tipi di eventi. E quindi da gennaio inizieremo col progetto, inizieremo a girare per quelli che sono i locali di Modena, quindi anche su Facebook potete trovare un po' gli aggiornamenti, e comunque siamo presenti abbastanza sulla scena in maniera abbastanza attiva, ecco. Siamo contenti appunto che Romoli, Vanzana e Pinto abbiano lasciato anche la scena a voi in quest'ultima giornata per far vedere il lavoro che fanno, cioè tirare su voi e la vostra professionalità. Noi ringraziamo ovviamente i ragazzi dell'Accademia del Bar. Grazie a voi. Grazie.